This Italian vocabulary building video focuses on 4 target areas. Presentazioni introductions, tempo libero free time and hobbies, famiglia family, divertimento having fun. Students will be able to understand basic introduction questions. Present themselves to others. Talk about their sports, activities, and hobbies. Talk about their family. Talk about what they do for fun. Use the present tense of verbs in the first person. Use the present tense of verbs in the second person. Buongiorno e benvenuti a presentarsi ad Alessio. Io mi chiamo Alessio e ho 14 anni. Frequento il liceo linguistico Gubetti Volta, dove studio quattro lingue: in inglese, hello, francese, salut, russo, priviet e latino, ave. Oggi conosceremo cinque ragazzi molto interessanti come me, almeno lo spero. Prego. Bene, cominciamo. Come ti Mi chiamo Chiara. Di dove sei? Sono di Firenze. Dove abiti? Abito a strada in Chianti. E quanti anni hai? Ho 14 anni. Mi chiamo Chiara. Sono di. Sono di Firenze. Abito a. Abito a strada in Chianti. Ho. Ho 14 anni. Bene, adesso parliamo del tuo tempo libero. Gioia uno sport? Sì, eh, pratico fitbox e idrobike. Pratico. Pratico fitbox e idrobike. Suoni uno strumento? Sì, eh, suono il pianoforte. Suono. Suono il pianoforte. Che tipo di musica ascolti? Ascolto e rock e rap. Ascolto. Ascolto la musica rock e rap. Quale programma televisivo guardi? Guardo made su MTV. Guardo. Guardo made su Mtv. E che tipo di, lib di libri leggi? Leggo i libri che ci dà il professore a scuola. Ora parliamo della tua famiglia e come si chiama tua madre? Mia madre si chiama Dorrit. Come si chiama tuo padre? Si chiama Vittorio. Hai fratelli o sorelle? Sì, ho un fratello e tre sorelle. Come si chiamano? Eh, si chiamano Maria, Anna, Lorenzo e Teresa. Quanti anni hanno? Hanno 17 anni, eh, 12 anni, 10 anni e 5 anni. Oh! Ho un fratello e tre sorelle. Si chiamano. Si chiamano Maria, Anna, Lorenzo e Teresa. A. Ah. Maria ha 17 anni. Anna ha dodici anni. Lorenzo ha dieci anni. Teresa ha... Ha cinque anni. Hai un animale? Sì, ho un gatto e si chiama gatto. <ride> ho oh, oh un gatto che si chiama gatto. Nel tuo di per divertirti, quando esci i tuoi amici, dove andate? Andiamo a Firenze e facciamo shopping o andiamo al cinema e parliamo. Io e i miei amici. Andiamo a Firenze. Andiamo a Firenze. Facciamo lo shopping. Facciamo lo shopping. Andiamo al cinema. Andiamo al cinema. Parliamo. Parliamo. Grazie. Riprendiamo il nostro prossimo ospite, prego. Come ti chiami? Mi chiamo Ambra. Di dove sei? Sono di Firenze. Dove abiti? A Firenze. Quanti anni hai? Ho 13 anni. Mi chiamo. Mi chiamo Ambra. Sono di. Sono di Firenze. Abito a. Abito a Firenze, ho. ho 13 anni. Adesso parliamo del tuo tempo libero. Giochi uno sport? Sì. Quale? La ginnastica artistica. E cioè? E faccio quattro attrezzi che sono volteggio, parallele, travi e corpo libero. Faccio. Faccio ginnastica artistica. Volteggio. Volteggio parallele, parallele, trave, trave, corpo libero, corpo libero. Suoni uno strumento? No. Suono, non suono uno strumento. Che tipo di musica ascolti? Ascolto musica pop sia italiana che straniera. Ascolto. Ascolto la musica pop. E quale programma televisivo guardi? Non guardo un programma ne guardo tutti, le guardo tutti. Che tipo di libri leggi? Quelli che ci assegna il professore a scuola, come le fiabe popolari russe, i racconti di Edgar Allan Poe e io e te. Leggo. 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 Adesso parliamo della tua famiglia. E come si chiama tua madre? Mia madre si chiama Lara. E tuo padre? Uh, si chiama Massimiliano. Hai fratelli o sorelle? Sì, ho una sorella. Come si chiama? Gaia. Quanti anni ha? Sette. Ho oh. oh, una sorella. Si chiama. Si chiama Gaia. Ha ah. ah, sette anni. Agli animali? No. Eh, ora parliamo del tuo divertimento. E quando esce i tuoi amici, dove andate? Andiamo a Firenze o al cinema? Cosa fate? Eh, guardiamo dei film o parliamo? Io e i miei amici andiamo a Firenze. Andiamo al cinema. Parliamo. Bene, grazie, Ambra. Bene, adesso il prossimo ospite. Prego. Come ti chiami? Mi chiamo Tommaso. Di dove sei? Sono di Firenze. Dove amo? Abito a Bagnoli di Poli. Quanti anni hai? Ho 14 anni. Mi chiamo Tommaso. Sono di Firenze. Abito a... Bagno a Ripoli. Ho 14 anni. Parliamo del tuo tempo libero. Giochi allo sport? Sì, gioco a calcio. Gioco? Gioco a calcio. Eh, suoni lo strumento? Suono la chitarra elettrica. Suono? Suono la chitarra elettrica. Che tipo di musica ascolto? Ascolto rock metal e metal. Ascolto. Ascolto rock, heavy metal e rap. E quale programma televisivo guardi? Guardo i Simpson. Guardo. Guardo i Simpsons. E che tipo di libri leggi? Ci assegna al professore? Bene, adesso parliamo della tua famiglia. Come si chiama tua madre? Mia madre si chiama Patrizia. E tuo padre? Armando. Hai fratelli serbe? Sì, ho un fratello. E come si chiama? Si chiama Matteo. Quanti anni ha? Ha 22 anni. Ho. Ho un fratello. Si chiama. Si chiama Matteo. Ha. Ha ventidue anni. Hai animali? Sì, ho due cani. Ho. Ho due cani. E come si chiama? Oscar e Dea. Si chiamano. Si chiamano Oscar e Dea. Quando esci i tuoi amici? Dove andate? Andiamo al cinema, in centro. Grazie. Adesso il prossimo ospite. Prego. Come ti chiami? Mi chiamo Irene. Dove sei? Sono di Firenze. Dove abiti? Abito a Firenze. Quanti anni hai? Ho 13 anni. Mi chiamo Mi chiamo Irene. Sono di Firenze. Abito a Firenze. Ho 13 anni. Adesso parliamo del tuo tempo libero. Giochi uno sport? Sì. Quale? Faccio atletica. E cioè? Faccio corsa, salti e lanci. Faccio Faccio atletica, corsa, corsa, salti, salti, lanci, lanci. Suoni uno strumento? No. Suono, non suono uno strumento. Che tipo di musica ascolti? Ascolto la musica pop. Ascolto. Ascolto la musica pop. Quale programma televisivo guardi? Io di solito guardo i Simpson e altri programmi tv. Guardo. Guardo i Simpsons. Che tipo di libri leggi? Leggo i libri che vengono assegnati dal professore di italiano. Cioè, um, Le fiave di Andersen, Mofassan. E io e te. Leggo. Leggo. Adesso parliamo della tua famiglia. E come si chiama tua madre? Mia madre si chiama Vania. E tuo padre? Mio padre si chiama Luigi. Hai fratelli o sorelle? Sì, due fratelli. Come si chiamano? Davide e Lorenzo. Quanti anni hanno? David ha 27 anni e Lorenzo 13 anni come me. Ho. Oh. Oh, Ho due fratelli. Si chiamano. Si chiamano David e Lorenzo. Ah. David ha 27 anni. Lorenzo ha 13 anni. Hai animali? Sì, due tartarughe. E come si chiamano? Tartaruga. Ho oh. oh, ho due tartarughe. Si chiamano Si chiamano tarta e Ruga. E ora parliamo del tuo divertimento. E quando esci i tuoi amici, dove andate? Andiamo al cinema, in centro, a fare shopping. E cosa fate? Parliamo e ci divertiamo. Io e i miei amici andiamo al cinema, facciamo lo shopping, parliamo, ci divertiamo. Grazie Irene. Adesso il nostro prossimo e ultimo ospite. Prego! Parliamo di te ora. Come ti chiami? Mi chiamo Vira. Di dove sei? Sono dell'Ucraina e di Leopoli. Dove abiti ora? Abito a Grassina, in provincia di Firenze. Quanti anni hai? Ho 14 anni. Mi chiamo Vira. Sono di Leopoli. Abito a Grassina. Ho 14 anni. Adesso parliamo del tuo tempo libero. E qua, giochi uno sport? Sì, pratico nuoto. Pratico. Pratico nuoto. Suoni uno strumento? No. Suono. Non suono uno strumento. Che tipo di musica ascolti? Ascolto rap e pop. Ascolto. Ascolto rap e pop. Quale programma televisivo guardi? Guardo i Simpson, i Griffin e la Vista secondo Jim. Guardo. Guardo i Simpsons, i Griffin, la vita secondo Jim. Che tipo di libri leggi? Leggo i libri che ci assegnano a scuola, come Le Antiche Fiabe Russe di Afanasiev e Alan Poe, I racconti del terrore. Leggo. Leggo. Ora parliamo della tua famiglia. E come si chiama tua madre? Mia mamma si chiama Nadia. Hai fratelli o sorelle? No. Oh. Non ho fratelli o sorelle. Sono figlia unica. Sono figlio unico. Hai animali? Sì, ho un gatto che si chiama Luna e ho dodici tartarughe. Ho dodici ho tartarughe. Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove. 10 11 12. Nel, nel tuo divertimento. Quando esci i tuoi amici dove andate? Si va in centro a Firenze. Io e i miei amici andiamo in centro. Bene, grazie, bene, grazie a tutti di averci seguito. E al mio spettacolo presentarsi ad Alessio. E io sono Alessio e ci rivediamo alla prossima puntata. Arrivederci.